Guarda, c'è il sole, il cielo è meravigliosamente azzurro e noi siamo limpidi qua come il cielo. Siamo limpidi come il cielo perché facciamo percorsi senza imbrogliare nessuno, giochiamo a carte scoperte. La gente sa quello che facciamo e oggi qua insieme a tutti voi è veramente intanto la Sicilia e Messina dà l'immagine reale che non è quella stereotipata dei mafiosi, ovviamente, che sono un gruppo limitato. Questo percorso di stare tutti assieme porterà chiaramente a una vittoria futura. Ci vuole tempo, avere la pazienza, lavorare costantemente. E poi vi dico questo, oltre a questo vero ponte, che è l'unico che vogliamo, non quello di cemento, che è il ponte di legalità, di dignità, che si sta espandendo sempre di più in tutta Italia e ovunque, è questa l'azione, quella educativa che cambierà il mondo. Perciò noi chiediamo cose poi molto semplici, che non siamo qua a fare la manifestazione, ce ne andiamo a casa e ognuno poi va a dormire. Continueremo a lottare, però chiediamo delle cose precise. Chiediamo che nel campo educativo lo Stato spenda di più, perché è da qua che cambia il mondo. Il campo educativo. E per il Sud, che è depresso economicamente e poi le mafie vanno a prendere i nostri ragazzi e se li portano, il lavoro si fa con le infrastrutture utili, ferrovie che non esistono, porti commerciali pochi e non esistono, allora le autostrade che crollano, tutta la rete ferroviaria che è veramente la peggiore d'Europa, e allora noi vogliamo proprio le cose che ci spettano per cercare di fare un'economia più sana. Quello è importante per non avere poi terreno fertile per le mafie. Perciò oggi qua non è una camminata, qua c'è un'energia incredibile dalla sofferenza di queste persone che non riesco minimamente ad avvicinarmi a capire quanto è, perché chi non la prova penso che parla, ma non è la stessa cosa, e perciò umilmente mi inchino, faccio le prostrazioni, e che sono qua, che hanno il coraggio e la forza di trasformare la sofferenza in energia positiva. Questo ha cambiato le loro vite, che ora invece riescono a dare alle nuove generazioni qualche cosa di importante, e nelle scuole dove vanno a parlare cambiano le coscienze. Ormai abbiamo rotto il freno a mano, perciò la società sta cambiando e in futuro sarà sempre meglio.